La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 9 ottobre, un buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il Messaggero, rissa al Senato, poi la fiducia, riforma del lavoro, bagarre in aula di Movimento 5 Stelle e Lega. La minoranza PD divisa si arrende e vota. Vertice UE, Merkel apprezza il Jobs Act. Da Roma passi importanti sui fondi pronti a cambiare. Il reportage, monetine e libri contro grasso, sei peggio dell'arbitro Rocchi. L'intervista ai Legnini tra CSM e Parlamento, basta con l'invasione di campo. Siria, Kobane, i raid frenano l'avanzata ISIS. Gli Stati Uniti, ma gli aerei non salveranno la città. Ebola, ore d'ansia per un medico ricoverato a Roma, esito negativo nei primi esami allo Spallanzani, l'uomo marchigiano operava in Sierra Leone. La Gazzetta del Mezzogiorno, governo, fiducia a Renzi dalla Merkel, rissa in Senato per il voto sulla riforma del lavoro, libro contro grasso, Poletti, via reintegro per i licenziamenti economici, ma il testo non c'è. Ok tedesco, Jobs Act, passo importante, il premier, noi credibili con le riforme, il deficit sarà al 2,9%. A Casarano spariscono i soldi dei ticket, indagate 3 dipendenti, concluse le indagini sono a manco delle casse della ASL. Regione Puglia, legge elettorale nuova per ritardare il voto alle urne a giugno e non più a marzo, così il consiglio in carica è prorogato di altri mesi, il pretesto un unico election day con i comuni. Sanità in Puglia, direttore delle AS 3 su 5 bocciati in giunta, promossi quelli di Bat e Brindisi. PD spaccato, Vendola attacca, il caso Azzolini tiene banco e divide, Stefano ora aspetta all'aura a decidere. Dopo Roma, ora Muti sceglie la sua Puglia, a dicembre 3 concerti a Foggia, Altamura e Bari. Ora la Gazzetta di Lecce, energia, gasdotto, no a Sanfoga, rispunta l'ipotesi Brindisi, ma adesso è necessario che ci sia una proposta concreta. Confronto nella Commissione Ambiente della Regione, alla presenza dei sindaci di Melendugno e Vernore. Casarano, spariti i soldi dei ticket, in treno i guai, l'inchiesta della Procura giunge a capolinea. Lecce 2019, il sindaco Perrone, io tifo per il Sud, la corsa europea per la capitale della cultura. L'iniziativa, un SMS contro droga e bullismo. Il calcio, Lecce, tesoro fa quadrato, questo è un gruppo unito. Il direttore sportivo allontana le ombre e attacca. Infine il Nuovo Quotidiano di Puglia, arriva l'università islamica, trattativa a buon punto per l'insediamento nell'ex deposito tabacchi, greggi in via Birago. Vendola all'esame per Salento 2019, parteciperà all'interrogazione finale della giuria varata la fondazione. Botte al bimbo, condannati a 12 anni, pestaggi e punizioni, pene severe per la madre e il compagno. Sei casi, i due dipendenti avevano sottratto 18.000 euro, intascavano i soldi dell'anagrafe 5 anni per peculato. L'audizione in commissione, TAP con Sales, Renzi ci chiami per Brindisi, incontro dei sindaci a Bari, ripresi i sondaggi a terra. All'interno in primo piano l'attualità con il gasdotto nel Salento, sindaci e regione uniti, il governo indichi un approdo alternativo, con Sales ci chiami Renzi se c'è interesse per Brindisi. Lo scontro, TAP, nessun sito archeologico, avanti con i sondaggi a terra, il comune di Melendugno tenta di ostacolare i lavori. Le sfide della politica, Vendola angosciato dal dibattito sulla regione, strigliate candidati e Minervini rilancia sul caso Ilva. Nuovo centrodestra, festa con vista sul voto, accegli l'appuntamento nazionale, Quagliarello, le regionali con e Forza Italia, tutto tace. Il bando regionale, fondi alla ricerca per bloccare la fuga dei cervelli, selezionate 170 idee per svilupparle, messe a disposizione 26 milioni di euro. Esercitazione nel poligono, la NATO a Torre Venere, in campo 1500 soldati, l'addestramento andrà avanti sino alla fine di ottobre. La pagina dedicata a Lecce, Roma finanzia da ICO, ma per il 2015 non basta, via libera al finanziamento del Ministero per 500.000 euro, resta il nodo all'orchestra senza il milione della provincia. Capitale della cultura, Vendola con Perrone, a Roma per Lecce 2019, esame finale con i giurati, interrogazione finale con il governatore. Progetti e investimenti, in palio 40 milioni, il titolo porterà nelle casse numerosi finanziamenti e il governo destinerà 1 milione per tutte le città. E infine chiudiamo con lo sport e il calcio, Lerda ritrova Abruzzese, esposta Lepore, in difesa il centrale andrese pronto al rientro dopo 2 turni di assenza forzata, il jolly leccese farà il terzino. Coppa Italia Lega Pro e il Matera, l'avversario del Lecce, il Catanzaro sconfitto e fischiato. Bene, anche per oggi con la nostra rassegna è tutto, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...